I Romani e la raccolta dei rifiuti in foto. Dal 26 al 29 settembre a Roma, presso l'Ala Brasini del complesso del Vittoriano, la mostra Illustrissimo Presidente delle Strade, con il reportage della fotografa Cristina De Paoli, racconta l'evoluzione della città, dei suoi usi e costumi attraverso 87 editti incisi nel marmo sulle chiese e i palazzi del centro. Gli editti emanati dal Tribunale delle Strade nel Settecento per garantire la pulizia proibivano di gettare o far gettare immondezza sotto pena di scudi d'oro o altre pene corporali, ma tali raccomandazioni sono arrivate ad oggi in altre forme. La mostra è stata promossa da Corepla, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica. Il presidente Antonello Ciotti. Nella mostra si vedranno molte targhe, alcune anche simpatiche, poi si fa il confronto tra quello che il presidente alle strade nel Settecento indicava ai cittadini romani e come oggi i cittadini romani rispondono ad un problema altrettanto reale. Cristina De Paoli ha avuto l'idea 20 anni fa passeggiando per Roma. Avendo scoperto tutte le targhe che sono 87 attualmente, è proseguito con tutte le targhe che scrivono i cittadini, queste scritte parlanti che scrivono, che attaccano sui muri, che durano anche un giorno perché il giorno dopo vengono rimosse, alcune maleducate, alcune molto educate, alcune formali, alcune poetiche. E quindi metterle tutte insieme per far vedere che la mondezza rimane un problema continuo. Ci sono degli esempi, per esempio in questa mostra, dove sono targhe antiche del Settecento con scritte moderne, anzi addirittura due scritte al fianco, di cui una addirittura una poesia, e nonostante tutto c'è la mondezza sotto, quindi si vede che nonostante tutto quel posto piace, per buttare la mondezza piace da 300 anni. La mondezza come problema. È un rifiuto storico, l'ho chiamato, un rifiuto in tutti i sensi, rifiuto perché rifiutiamo di mantenere la città pulita. La mostra ospita anche una live painting performance del famoso street artist Maupal, quello del murales del Papa Volante. Uno dei problemi cardine di questa città in questo periodo è appunto la spazzatura, no? E ognuno di noi potrebbe e dovrebbe fare qualcosa per migliorare la situazione. Io da artista ho cercato di dire la mia.